Ciao, stai per ascoltare l'episodio 126 di Salvatore Racconta, un podcast settimanale in italiano semplice ma non banale. Scritto e prodotto da me, Salvatore, un insegnante di italiano per stranieri con la passione per le storie. Ogni sabato ti racconto una storia che riguarda l'Italia e lo faccio parlando lentamente e usando strutture chiare e parole utili. Quelle più difficili le spiego in un glossario che mando in PDF ogni domenica mattina con la trascrizione dell'episodio. Se vuoi riceverla anche tu, gratuitamente, trovi un link in bio. Salvatore Racconta è un prodotto gratuito, libero e aperto. Se vuoi dare un contributo a questo progetto, puoi abbonarti alla versione premium su Patreon. Riceverai diversi contenuti esclusivi, tra cui una serie del podcast dedicata all'attualità. Per saperne di più, vai su www.patreon.com/salvatoreracconta. Ora però lascia stare i link. Trova un posto comodo per concentrarti e rilassarti. Stiamo per raccontare una storia. Guarda, cos'è? Quante volte nella vita ci è capitato di pronunciare questa frase o una molto simile? Vediamo qualcosa che non riconosciamo e chiediamo a una persona vicina di aiutarci. Cose piccole, cose grandi, vicine, lontane. Raramente cose che cambiano la vita. Raramente però non significa mai. Il 27 giugno del 1980 a pronunciare queste parole è un uomo che si chiama Domenico Gatti. È un pilota d'aereo e quella sera sta portando 77 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio su un volo di linea che va da Bologna a Palermo. Alle 21 il volo, partito in ritardo, si trova all'altezza dell'isola di Ustica, un'isoletta che sorge al largo di Palermo. Insomma, manca poco all'atterraggio. Un atterraggio che però non avverrà mai, perché quelle parole il capitano Gatti le dice al suo copilota, che non fa in tempo a rispondere. La scatola nera dell'aereo DC-9, diretto da Bologna a Palermo, si interrompe lì. Dalla torre di controllo dell'aeroporto palermitano di Punta Raisi provano invano a contattare l'aereo. Nulla da fare. Quasi un'ora dopo partono elicotteri di controllo dell'aeronautica militare in cerca dell'aereo disperso. Lo trovano, o meglio, trovano le sue tracce. Nel mare, al largo di Ustica, appare una grande chiazza nera. È una macchia di carburante. E poi la prova definitiva. Detriti, pezzi di aereo e soprattutto cadaveri. Il DC-9, partito da Bologna, è caduto in mare. Le persone a bordo, 81, sono tutte morte. Ma perché ne stiamo parlando? Questa è la serie storia di Salvatore Racconta, dove parliamo degli avvenimenti storici che hanno segnato la memoria collettiva degli italiani e delle italiane. Un incidente aereo è una cosa brutta, certo, ma che c'entra? C'entra perché la strage di Ustica non è un semplice incidente aereo. È una vicenda piena di misteri, omissioni e bugie. La strage di Ustica è la dimostrazione che il clima di paura e incertezza degli anni 70 non è ancora finito, anche se è iniziato l'anno 1980. La verità in parte sembra arrivata, in parte è ancora nascosta, ed è una verità necessaria per i familiari delle 81 vittime, ma anche per tutte le persone che vivono in Italia e che vogliono sapere cos'è successo in quella sera di agosto che sembrava uguale a tante altre. E invece non lo è stata. Guarda, cos'è? Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità
la trovi all'indirizzo www.patreon.com/salvatoreracconta. Ma per il momento, buon ascolto. Che paese è l'Italia del 1980? Da un punto di vista politico, sono ancora evidenti le scorie di quello che è successo 2 anni prima. L'uccisione del presidente democristiano Aldo Moro ha messo la parola fine sui piani di compromesso storico, cioè l'alleanza di governo tra i grandi nemici della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista Italiano. La situazione parlamentare è incerta. Alla fine, comunque, governano sempre i democristiani. Il presidente del Consiglio è Francesco Cossiga, politico esperto, che è già stato ministro dell'Interno ed è considerato un uomo di polso. A livello sociale continuano gli omicidi politici delle Brigate Rosse e di altri gruppi radicali, sia di estrema destra che di estrema sinistra. Le radio passano i grandi successi internazionali e sono di quelli grossi: Another Brick in the Wall dei Pink Floyd e Call Me dei Blondie. Per quanto riguarda la musica italiana, si balla sulle note del pezzo italo disco Cobra di Donatella Rettore e ci si innamora con le note del nuovo disco di Lucio Battisti, Una giornata uggiosa. Lo ricordano in pochi, ma nel 1980 l'Italia ospita anche gli Europei di calcio, un'edizione molto piccola, con sole 8 squadre, e gli azzurri per lo più non brillano. Giocano la finale per il 3° posto contro la Cecoslovacchia e perdono ai rigori. La vittoria del titolo all'Olimpico di Roma va alla Germania Ovest. Il 27 giugno, una settimana dopo gli europei, 77 persone si imbarcano su un volo di linea diretto da Bologna a Palermo. Oggi, grazie a tanto lavoro di inchiesta, conosciamo molte delle loro storie. C'era chi voleva andare in vacanza, chi invece tornava a casa dopo una visita medica, chi era partito per lavoro e chi tornava dalla propria famiglia. Il volo sarebbe dovuto partire alle 18:15, ma era in ritardo di quasi 2 ore. Decolla infine alle 20:08 e vola regolarmente, senza intoppi, fino alle 20:59, quando si trova sopra Ustica. Le comunicazioni radio tra il pilota e la torre di controllo dimostrano tranquillità e poi il disastro. La prima ovvia ipotesi è che ci sia stato un incidente dovuto a un problema di sicurezza. La compagnia aerea Itavia, responsabile del volo, viene bombardata di critiche e 6 mesi dopo è costretta a chiudere. La teoria dell'incidente, però, è molto debole. E soprattutto in quegli anni non ci crede nessuno. Il giorno dopo la strage arriva una telefonata al Corriere della Sera. Una fonte anonima, che dice di essere del gruppo neofascista dei NAR, sostiene che a bordo dell'aereo ci fosse uno di loro che trasportava una bomba per andare a fare un attentato e la bomba sarebbe esplosa per errore. In effetti, le autopsie sui corpi ritrovati e le analisi sui pezzi di aereo mostrano tracce di esplosivo, ma anche questa teoria non sembra convincente. Un'analisi attenta sembra smentire l'ipotesi della bomba. Gli oblò sono quasi tutti integri. Il bagno, dove, secondo le ricostruzioni, si sarebbe dovuto trovare l'ordigno, è rimasto in buone condizioni. Una bomba avrebbe fatto molti, molti più danni. Eppure, per i primi tempi, le fonti ufficiali, compreso il governo italiano, portano avanti questa doppia tesi. O è stato un incidente, un cedimento strutturale dell'aereo, oppure una bomba. Come si dice con un'espressione latina, tertium non datur. Una terza risposta non è prevista. Qualcuno però apre un'altra strada. E se non fosse stato un incidente, né una bomba? E se l'aereo caduto a Ustica fosse stato colpito da un missile militare? Quest'ipotesi, apparentemente improbabile, arriva da fonti giornalistiche. Il primo a parlarne è un cronista del Corriere della Sera. Si chiama Andrea Purgatori e dedicherà alla strage di Ustica 40 anni della sua vita e della sua carriera.
Purgatori si interessa molto ai temi degli incidenti in volo e al traffico di aerei militari. Ha molte fonti e una di loro lo contatta proprio la sera dell'incidente. Secondo me, gli dice quella fonte, l'aereo è stato abbattuto. Ma com'è possibile? Abbattere un aereo è un atto di guerra, una cosa gravissima. Chi lo ha fatto e perché? Com'è possibile che un aereo di linea impegnato su un volo interno potesse essere un obiettivo militare? Quest'ipotesi cresce pian piano, a cottura lenta, sempre smentita dalle fonti ufficiali che spingono invece la teoria della bomba. Vengono fuori degli elementi strani. Ad esempio, non è possibile trovare le registrazioni dei radar dei minuti dell'incidente. Durante una trasmissione televisiva del 1988, dedicata a temi investigativi, una persona telefona in diretta. Dice di essere un ex dipendente della stazione radar di Marsala, in Sicilia, e che quel giorno lui ha visto quei minuti scomparsi dai radar. Ma poi i suoi capi hanno ordinato a tutti di non parlarne all'esterno. Cosa potrebbe essere successo in quei minuti che l'aeronautica italiana non vuole che si sappia? Torniamo indietro al 1980. 3 settimane dopo la strage di Ustica, sui monti della Sila, in Calabria, vengono ritrovati i resti di un aereo militare che porta la bandiera della Libia. Che ci fanno lì? La Libia era stata una colonia italiana fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi era diventata un regno, ufficialmente indipendente, ma in realtà uno stato fantoccio delle potenze occidentali, fino al 1969 e al colpo di stato organizzato dal colonnello Muammar Gheddafi. Nella delicatissima situazione della Guerra Fredda, la NATO non poteva accettare di perdere l'influenza su un paese così strategico sul mare Mediterraneo. E per questo la presenza di aerei e navi militari americane e non solo nella regione era aumentata. Intanto le indagini vanno avanti. Nel 97 un giudice romano che indaga sulla strage conferma che quella notte c'erano intensi movimenti di aerei militari sul Mediterraneo. Alcuni generali dell'aeronautica, accusati di avere depistato le indagini, alla fine vengono considerati innocenti. Ma la questione resta aperta. Fino al 2008, pochi anni fa, 28 anni dopo i fatti, quando l'ex premier Francesco Cossiga decide che è il momento di raccontare una storia diversa. Nel 2008 Cossiga aveva 80 anni e sarebbe morto soltanto 2 anni dopo. Naturalmente questo non poteva saperlo, ma era già abbastanza anziano da poterlo immaginare. E forse voleva togliersi qualche peso dalla coscienza. Come dicevamo all'inizio, era presidente del Consiglio nel 1980 e per tanto tempo aveva sostenuto la teoria dell'incidente. Niente bomba, niente missile, soltanto un problema tecnico dell'aereo o magari un errore dei piloti. E invece ora presenta una versione radicalmente opposta e che fa venire i brividi. Ne parla in varie occasioni, ma in particolare in un'intervista che poi è finita dentro un documentario intitolato Sopra e sotto il tavolo. Davanti alle telecamere, Cossiga racconta che il governo italiano sapeva bene che cosa fosse successo. C'era un aereo da guerra francese che volava sotto quello diretto da Bologna a Palermo per non essere visto dai radar. Che ci faceva? Aveva la missione di colpire un aereo militare libico che si trovava nella stessa zona e che trasportava il colonnello Gheddafi in persona. Secondo Cossiga, dall'aereo francese, per errore, sarebbe partito un missile che avrebbe colpito l'aereo italiano. Un missile ipersonico che avrebbe dovuto colpire l'aereo di Gheddafi. Questo spiegherebbe la dinamica della strage, ma è anche un'ipotesi gravissima. Aerei francesi che organizzano azioni di guerra in territorio italiano e abbattono un aereo civile. Le autorità di Parigi a lungo hanno negato la presenza di loro aerei militari nella zona, tantomeno impegnati in azioni di guerra. E lo stesso hanno fatto
i dirigenti della NATO. Nessuna risposta. In italiano si usa l'espressione muro di gomma per definire una situazione nella quale non riusciamo a ottenere nessuna risposta, nessun riscontro. Tutto ci torna addosso. Il muro di gomma diventa anche il titolo di un film del 1991, ispirato alla storia di Andrea Purgatori e alla sua lotta per la verità che ha trovato tante, tante difficoltà. Oggi, dopo molto tempo, alcuni documenti sono stati desegretati. L'ex presidente francese François Hollande ha ammesso la possibilità che ci fossero loro aerei militari nella zona quella sera. E un ex marinaio americano, che era di servizio sulla portaerei Saratoga, di base vicino a Napoli, ha raccontato che quella sera erano partiti dalla sua nave due aerei da guerra americani per un'operazione lampo contro aerei libici. Insomma, con tutta probabilità, era in corso una guerra nascosta sul territorio italiano e che forse ha causato la strage di Ustica. Dico forse perché ancora, nonostante tutto, una verità effettiva non c'è. Un tribunale civile nel 2013 ha obbligato il Ministero dei Trasporti e quello della Difesa a risarcire le famiglie delle vittime di Ustica, colpevoli i due ministeri di avere impedito le indagini per raggiungere la verità. Verità che, secondo i giudici, sarebbe proprio quella di un incidente militare, causato da un missile o forse da una collisione tra un aereo da guerra e quello diretto a Palermo. Nessun tribunale penale, tuttavia, ha ancora cercato i responsabili di quello che è successo e restano molte ombre sul ruolo dello Stato. Perché il governo e le autorità militari hanno negato così a lungo alcune cose che oggi sembrano sicure? Perché, come dimostrato dai tribunali, lo Stato ha volutamente depistato le indagini? L'Italia ha vissuto, con gli anni 70, un lungo decennio di misteri, morte e dolore. Moltissime vittime innocenti, pedine di un gioco controllato da altri, come a Piazza Fontana nel 68, come sull'Italicus nel 74 e così anche a Ustica. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica, seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!